Neanche sono spawnato nel mondo e già subito una casa qui proprio davanti al tutto, che sta scomparendo piano piano. Però mi ha lasciato almeno questo. Ti hanno insultato. Ah beh, certo. Questo chi è? Un fondant poem. Ah, ma... ah, se ne sta andando. Vabbè, io prendo tutto. Grazie. Poveri... sta tremando. Ma mi sono morti dei supermutanti in mezzo a casa. Ma porca miseria. Vabbè, tutta roba che posso riciclare almeno. Ho anche aggiornato casa. Aggiornato, non è che ho fatto chissà cosa. Ho messo le teche con tutti gli orsetti, questo l'abbiamo fatto in live. E tra l'altro ho messo tutte le teche con tutte le Nuka Cola. Inizialmente avevo pensato di non metterle le Nuka Cola perché erano dispari. Poi in live mi avete detto, ci sono le Nuka Cola, quelle col tuo sangue, quello col vaccino. Ok, qui abbiamo l'ardente, la vaccinata e la vintage. Mi manca la Nuka Cola con il tuo sangue, quella chiamata così. E mi manca una Nuka Cola che ancora non ho trovato. Appena ce l'avremo, avremo tutte le Nuka Cola. Mentre gli orsetti, tecnicamente sono 15 da quello che ho letto. Però 4 per 5 fanno 20. Mal che vada, uno lo togliamo. Abby, sono tornato. Allora, cos'hai da dirmi questa volta? Il primo passo è facile. Sulla mia scrivania cerca l'olonastro chiamato Master. Aha. Ti fornirà tutte le informazioni necessarie. Certo. Poi dirigiti verso la vecchia armeria di Harper's Ferry. Dovrai installare il programma Accesso Armeria sul terminale di ingresso principale per poter entrare. Una volta caricato e installato, devi ascoltare una mia registrazione. Come no? Assicurati di poterlo fare in sicurezza. Certo. Siamo fuggiti da Harper's dopo un attacco delle bestie ardenti. Perciò non so cosa potresti trovare. Fai attenzione. Certo che per essere una ragazza morta parli abbastanza, eh? L'armeria non dovrebbe essere difficile da trovare. Siamo andati a fotografarla l'altro giorno. Oh, attenzione, super mutanti. Il mio fucile da cecchino ormai non è buono per tirarli giù. Loro hanno troppa vita e io faccio troppo poco danno con questo. Devo iniziare a pensare di o craftarmene uno o trovarne uno più potente. Vediamo se almeno il cane... neanche quello ormai. Neanche più la soddisfazione, santo cielo. Neanche più la soddisfazione di uccidere con un colpo, attenzione. Dai, vieni. Vieni che almeno il fucile a leva un po' di danno lo fa. Oh, scusami. È stato troppo divertente. È volato via. Tu quanto fai? Giusto per sapere. Tu fai 72. Il mio fucile da cecchino è già di livello 30 e c'è già un buon salto. Devo iniziare a pensare di potenziarli. Il fatto è che dovrei spendere un sacco di materiali solo per potenziarlo e... a livello di materiali non è che siamo messi benissimo, eh. Oh merda, le mine dell'altra volta. Uff, che culo. Eppure lo sapevo, cioè, mentalmente ci stavo pensando a sta cosa, ma non l'ho detta. Meno male che subito ho arretrato. Ho sentito qualcosa. Ho arretrato, meno male. Ecco te, fammi accedere per favore. Olonastro Master, ecco te. Quindi ora posso entrare? Accesso armeria. Esegui, perfetto. E già che ci siamo lo espello anche. No, non posso. Sì, posso espellerlo. Ora che sei dentro devi trovare il terminale di Rally e usare l'Olonastro Master per scaricare i suoi progetti. Ok. Ci servono per impostare la rete di comunicazione per i collegamenti e... certo. Purtroppo Rally ha fortificato l'armeria per proteggere le nostre ricerche dalla confraternita. Ma va? Dopo che hanno smesso di comportarsi bene. E questo non mi sorprende. In sicurezza non è possibile accedere al sistema dall'esterno. Perciò dovrai schivare qualche torretta. No, schivale tanto, sei bravo, no? Ah, eccole lì le torrette. Le suddette. Vediamo se almeno da qua qualcosa posso fare contro questa singola torretta. Meno male.
Ecco qui una porta, ma devo avere scasso. Allora dammi un attimo che mi metto scasso. Ecco fatto, ti ho scassata. Ma non era la porta giusta, complimenti a me. Ah, bisogna fare un po' di platforming, eh? Ah, intelligenti. Quella... eccola lì la mitragliatrice. E riesco a colpirla, perfetto. Almeno inizio a fare un po' di pulizia. Beh certo, loro dicono tu colpisci noi, non possiamo colpire te. Sì. Ah, eccola lì un'altra. Allora, aspetta un attimo che trovo una posizione per colpirti. Aspetta che stavo cadendo. Non penso... no, non penso proprio. C'è un mezzo muro invisibile. Vediamo se il platforming serve a qualcosa. Allora, facendo un po' di attenzioni, sì, serve decisamente a qualcosa. Prendiamo tutte le munizioni che troviamo, che finché sono gratis. È un fucile da combattimento. Beh. Un nucleo di fusione completamente carico. E quasi carico, però. Oh, buttalo via al 90. Eccola qua l'entrata, forse. Sì, eccola qui, decisamente. Ecco lì la torretta che non riuscivo a prendere. E stavolta ti prendo e come? Ma come io prendo lei, lei prende me, giustamente. Beccati questo. Merda. Cos'è stata questa esplosione incredibile? Ah, oh, forse ho capito. Mentre lanciavo la granata, la torretta ha colpito la granata e l'ha fatta esplodere prima che arrivasse da lei. Mamma mia, che stronzo. Ecco fatto. Ma guarda, un bel po' di munizioni per il fucile da cecchino. Oh, grazie. Queste sì che fanno comodo. Vediamo se il terminale apre la porta. Se me lo fanno usare, certo. Comandi porta, apri la porta. Perfetto, così continuiamo. Quindi, una volta che avremo fatto qui, sicuramente Abby avrà altro ancora da chiederci, guarda. Delle munizioni, grazie. Guarda, proprio non ci scommetto neanche. Una mina! Ci hai provato, eh? Un'altra torretta, attenzione. Nah, dicevo, stavo per dire la frase da qui non puoi colpirmi, e invece... però forse da qui non può colpirmi. E io posso colpire lei? No, neanche così. Vediamo se stavolta posso vendicarmi con la granata. Non l'ha fatta esplodere, però... almeno mi ha fatto ridurre un po' di vita. Passiamo, attenzione, aspetta, lì c'è una trappola. Mica male. Vediamo, i laser sono lì, sento una torretta, quindi non deve essere lontana. Anzi, penso proprio che sia qua sotto. Però prima disattiviamo le trappole laser, che comunque attivano la trappola, certo, no? Ma posso farti esplodere prima? Sì, posso anche pensare di distruggerti prima. E allora, via la trappola. Oh, ho fatto attivare l'allarme. Aiuto, che è sto rumore? Vabbè, io intanto distruggo la trappola. Ecco fatto. Oh, semplice così per... che è sto rumore? Lo vedo cos'è quel rumore. Eccola lì la nostra torretta. Allora, mi servirebbe qualcosa che ha abbastanza munizioni. O volendo potrei andare a menarla. Farei anche prima. Ecco fatto. Come risparmiare munizioni. Scusami un attimo, questo terminale ha bisogno di hacker. Io non ho voglia di hackerare, passo di qui, no? Funziona uguale. Oh, guarda, la sicurezza. Passiamo da qui, vediamo se... oh, finalmente siamo fuori. E credo che siamo vicini al nostro obiettivo. E sento un'altra mitragliatrice da qualche parte. E per qualche parte si intende proprio qui accanto. Buongiorno. Aspettiamo che finisca di sparare. Salve. Come va? Siamo anche saliti di livello, pensa un po'. Perfetto, direi. E abbiamo sbloccato il Pungiball. E vai, prendiamolo e vai. Il sacco veloce antico, tra l'altro. Ma quella è una freccia? A caso, totalmente una freccia? Ok, 7 frecce neanche. E una mini nuke, ottimo.
Vediamo, ultimamente chiedevo a voi in live di aiutarmi a salire di livello, vi dicevo scegliete voi, ma effettivamente faccio fatica a scegliere cosa aumentare. Potrei aumentare fortuna o agilità, o endurance in questo momento, non sarebbe male. Io aumenterei agilità, ma prenderei una carta di endurance, non lo so. No, forse è meglio aumentare endurance. Così iniziamo ad aumentare un po' i punti vita. Allora, altre torrette non ce ne sono perché quella di prima l'ho fatta esplodere. Guarda, un minigun. Ottimo. E anche un fucile da cecchino, ti prego, dimmi che sei di livello 40. Sicuramente è di livello 30, guarda. Lo so già. Fucile da cecchino livello 30, ti pareva? Questa è sicuramente un'area da livello 30. Dannazione, fosse stato di livello 40, subito lo mettevo. Ed ecco qui un altro terminale. Stavolta niente shortcut. Apri la porta, perfetto. Ed eccoci qua. Oh, finalmente il terminale. Ed ecco uno shortcut per uscire stavolta. Usiamo il terminale, perfetto. Carica l'olonastro master. Ok, dove sei? Eccotelo qua. Tieni. Olonastro master caricato. Avvia scansione. Download, download, download. Previsioni si siano rivelate giuste. Ah, speriamo, guarda. Ascoltare il prossimo. Espelli. In caso contrario, starò parlando con il nulla. Da. E tutto questo non avrà alcun senso. Sicuramente. Sto divagando. Esatto. Devi trovare il terminale del senatore Sam Blackwell. E ok. Nastro master per scaricare i file che ci servono. Va bene. Dovrebbe essere divertente, dato che visiterai il Campidoglio di Charlie. Sicuramente. L'ultima volta che l'ho visto era ancora intatto. Vabbè. Poi cerca la torre di trasmissione più vicina e carica tutti i dati faticosamente recuperati. Faticosamente recuperati da me? Giusto. Esatto, certo, un giochino. Dio, ma che sto facendo? Non servirà a niente. Sta ancora parlando. Sta ancora registrando. Abby! Ti ho sentito, eh? Mica si dicono queste cose a chi deve fare la missione per te visto che sei morta. Stronza. Allora, questo minigun è di livello 35. Io ne ho uno a casa di livello 45. Ergo, questo lo possiamo riciclare. E abbiamo ottenuto il mirino gunner. Bene, dove si trova invece il nostro obiettivo? Qui, al Campidoglio. Che non è estremamente lontano da casa mia. Quindi ora facciamo una visita al congresso. Che tra l'altro, grazie a voi, ho scoperto che a Piccone Ruggioso si possono comprare armi leggendarie. Mi avete detto di aspettare il livello 50. Altri 9 livelli e poi ci andremo. Che bella foto del Campidoglio. Se non sbaglio, qui al Campidoglio ci sono passato una volta per una missione che mi richiedeva... Ah sì, aspetta, me la ricordo la missione, era quella dei soccorritori. Che dovevo fare una prova di corsa a tempo. Mamma mia, che stronzata tra l'altro di missione. Non perché fosse facile, ma perché proprio... Che cazzo vuol dire? Ardenti? Ah, sai che novità. Devo trovare un modo per salire. E penso che quello sia il modo. Guardalo qui. Questo qui era la missione dei soccorritori. Fare il pulsante checkpoint. Andare avanti e indietro per ste frecce. Ehi là, salve. Oh merda, finisco sempre senza munizioni, eh? Signora, sia buona per favore. Che se no la devo menare così, eh? Santo cielo. Sempre senza munizioni sono. Penso che l'unico modo per salire sia entrare qui. Ma vorrei evitarlo. Questa comoda barca arenata qui vicino ci potrebbe far salire. Pensa un po' che comodità. Però prima... Un bello sparo su per il culo. Vieni qui che ti faccio saltare il cervellino. E a te un rene. Perfetto. Oh, ma guarda tutti quei simpaticoni che erano dall'altra parte del palazzo. Che simpatici che siete. Non fate più i simpaticoni ora che sono qua sopra, eh? E finalmente eccoci al Campidoglio. Dov'è il terminale che ci serve? Stai buono? Dannazione, quelli carbonizzati ci sono. Questi sono pericolosi, eh? Però non sono tanto intelligenti da aprire le porte, a quanto pare. Credo. Non lo so, non si apre, quindi...
Dai, io che sono stato anche gentile ad aprirti la porta, ma sei stronzo. C'è un hot dog già grigliato, bello lì, messo perfetto, santo cielo. Fammi vedere se si deteriora. Secondo me no. No, si deteriora, quindi è immacolato qui da almeno 200 anni. No, non è vero. Da almeno 2000. Sapete che gli hot dog tengono molto bene il sapore, no? Che casualità, tra l'altro stasera mangio proprio hot dog, quindi è un segno del destino. Qui c'è una nota, avviso ufficiale, va bene, tutto quello che vuoi. L'importante è che mi fai aprire la porta, poi tutto quello che vuoi. Eccoci qua, che bello che è sto tappeto, ne voglio uno a casa. Terminale del senatore, vediamo che cosa dice. Dobbiamo inserire il bypass di sicurezza. La password inserita è sbagliata. Come devo fare per trovare una password? Dovrò andare a cercarla. Mina di impulsi. Perché il senatore aveva una mina di impulsi? Non lo sapremo probabilmente mai. Forse perché ci sono dei robot cattivi qui nelle vicinanze? Non penso. Penso solo che fosse lì per caso. Allora, il mio obiettivo è proprio 11 metri sotto di me. Per fortuna ci sono delle scale. Oh, guarda lì dei nemici. Perfetto. E ci sono ancora le luci di Natale e anche un albero di Natale. Che cosa carina. Ma perché siete tutti intelligenti, santo cielo? A parte che si era mimetizzato benissimo e non lo vedevo, se non fosse stato per lo spav. Oh, guardane uno. Ma dai, come dire che non l'ho preso, scusami. Ecco fatto. Pensa un po' se lo spav deve fare peggio che fare da solo. E tu? Da dove sei uscito? Un po' debolucci, questi. Ma tu, ma scusami. Ma perché alcuni di voi sono per terra e sono intoccabili? Vabbè, l'importante è questo. L'importante è che morite, no? Buongiorno, salve. Venga, venga, l'attendo. Oh, ma guarda, un altro. Venghi, venghi. Oh, sto fucile sarà anche under level rispetto alla zona, per carità. Però ancora un po' di danni li riusciamo a fare con questo, eh. Ecco fatto. Nucleo di fusione, è la madonna. Buongiorno a lei, signore. Come andiamo? Male, visto che lo spav mira dove vuole lui. Però c'è un fucile d'assalto. Complimenti a me. Ed eccoci arrivati dove dovevamo. Accedi al terminale di Sam. Certo. Appena tutti i ghoul della zona saranno morti, se non scappano. Ecco fatto. Fermo. Fermo. Ti sparo, eh. Te l'ho detto che ti sparo. Gliel'avevo detto io. Di livello 50 questo. Izzega. Però ne troverò, quindi ciao anche a te. Mitragliatrice? Non ci servi. Buongiorno, sono sceso fin qua giù per trovare una password. Posso averne una? Blocchi account? Sblocca account. Oh, perfetto. Sbloccalo. Ottimo. Ma che tra l'altro, ora mi chiedo se la roba di Natale è qui perché è il periodo natalizio o c'era già da prima? Chi lo sa. Che tra l'altro c'è scritto che il senatore è un traditore, quindi buon per lui. L'importante è che per ora mi faccia entrare nel suo computer. Allora, carichiamo. Ah no, aspetta, prima accediamo, si sa mai. Carichiamo l'olonastro, eccolo qui. Dove sei? Olonastro Master. E speriamo che questa missione sia giunta al suo fine. Non penso proprio io. Hai appena recuperato dei codici top secret dal terminale di un senatore degli Stati Uniti. Finalmente. Finalmente, Abby. Il prossimo passo è trovare la torre di trasmissione più vicina, dalla quale inviare i dati ottenuti. Abby, porca troia, ti odio. La parte finale del procedimento. Cioè, ovviamente non potrò mai saperlo con certezza, ma... La prima metà? Basta nulla. Giusto. Giusto, come no? Carica l'olonastro su una torre di trasmissione. Ok. Ce ne sono tre, mi sembra. L'importante penso che sia la più vicina, no? Allora, una è qui. Una è qui e una è qui in fondo. In un terminale c'è scritto, non su tutte e tre, vero? Speriamo che sia così. Allora, la torre più vicina è proprio qua dietro. Perfetto, guarda. Mi fai solo che un piacere. Allora, di solito alle torri di... Allora, di solito alle torri radio, stavo per dire, ci sono i super mutanti. In questa c'è un super cerebrot tattico.
Non male, direi, no? Se solo riuscissi a vederti, sarebbe anche molto meglio, no? Eccoti qua. Cacchio. Vabbè che... Cacchio, è esplosa la macchina. Attenzione, allora. L'importante è che non ci siano Assaltron. Poi tutto il resto viene da sé. Oh, guarda, lì c'è una torretta. Aspetta. E la madonna quanto sei resistente. Le torrette sono sempre molto fastidiose. Però facili da colpire perché sono ferme. Ecco fatto. Allora, torniamo a noi, Cerebrot. Tanto non mi fai danno, quindi... Voglio dire. Ecco. Vieni qua che ti meno. Stupido cervello sotto gelatina. Vieni qua. Dove sei? Oh, finalmente. Uff. Grazie. Ed eccoci alla torre radio. Oh, ma guarda, un Protectron. Ma stai buono. Certo che voi avete un sacco di difesa, però non è che fa tanto male. Fortunatamente per me. Ecco fatto. Oh, finalmente, eccoci qua. Carichiamo l'olonastro e vediamo che succede. Ecco a te, dove sei, olonastro master. Finalmente. Avvia caricamento. 10 tappi. Tanta roba, Posso espellerlo? Dov'è? Riproduce l'olonastro. Ok. Sistema rilevato. Lascio l'olonastro. Segui le opzioni visuali. Ok. Scusami. Ah, eccoti. Ma stai buono. Effettivamente lo sentivo che camminava, ma non vedevo dov'era. Ah, ce n'è anche più di uno. Hai portato un amico, vedo. Vieni qua. Cos'è sto rumore? Ah, si è fatto saltare in aria. Giustamente, non poteva più fare niente. Gli avevo spaccato tutte e due le braccia. Perfetto. Ora che tutto è a posto, possiamo tornare da Abby. E speriamo, speriamo seriamente che non mi chieda di fare troppe altre cose. Abby, rieccomi. Dannazione, spero che questa cosa abbia una fine prima o poi. Ma quanti scarafaggi ci sono nel tuo bunker merdoso, Abby? Santo cielo, un po' di pulizia. Riavviamo questo terminale, finalmente. Ecco a te, completato. Rilevatore ardenti. Tutti i rilevatori sono attualmente funzionanti. Oh, finalmente. Il sistema di rilevamento ardenti è perfettamente in funzione. Ho visto, meno male. Sì, quanto ci abbiamo impiegato a renderne operativa anche. Quanto io ci ho impiegato. Le vite perdute. L'impegno di mio fratello. Oh no, mi dispiace, Abby, non volevo essere così cattivo. In realtà sì. Esatto, grazie. Ora quando gli ardenti sono nei paraggi, i rilevatori li individuano e inviano un messaggio al tuo Pip-Boy. Ok. Tutto quello che resta sono le risorse necessarie a combatterli. I miei pugni, se quindi. Se non l'hai fatto, consulta il mio terminale per saperne di più sulle trappole che abbiamo creato per le bestie ardenti. Ok. Sono il migliore strumento che tu possa impiegare contro quei mostri volanti. Spero che... Ah, certo, contro quelli grossi, giustamente. A parte questo, gli unici dotati di una certa potenza di fuoco erano quelli della confraternita d'acciaio. Vero? Ma non ce l'hanno fatta a resistere. Prima, forse. La difesa disperata ha avuto luogo nella torbiera, in un posto chiamato Fort Defiance. Per colpa dei loro nomi in codice, non ho idea di dove sia. Oh, per fortuna che io ce l'ho già la missione Trova Fort Defiance. Inoltre potrai trovare tutte le informazioni che ho raccolto sulla fraternita nel mio terminale. Ma già ce l'ho dove trovarlo, credo. Ho già la missione, però. Il vecchio centro di addestramento di Eddie. Dovresti trovare utili informazioni. Certo, come no, grazie. Il tamburello mortale. Wow, che arma incredibile. Orca troia. Tutto questo per avere un tamburello? Che gioia. Almeno spero sia decente. Trappola, trappola. Acqua purificata. Torso da combattimento. Meglio di niente.